Alonso d'Apice e Federica Petagna stanno ancora insieme dopo Temptation Island? La coppia di Temptation Island, formata da Alonso d'Apice e Federica Petagna, continua a far parlare di sé. La fidanzata, la quale ha accusato il ragazzo di una eccessiva gelosia, a sua volta ha destato qualche perplessità rispetto alla veridicità dei suoi racconti. Al tempo stesso, sono numerosi gli spettatori del programma di Canale 5 che si domandano se i due stiano o meno ancora insieme. L'ingresso nel villaggio da parte di Federica, nella prima puntata di Temptation Island, è stato caratterizzato dalla conoscenza dei tentatori, con un interesse particolare nei confronti di Stefano, con il quale non sono mancate confidenze ma anche gesti di affetto, non presi benissimo dal fidanzato Alonso. Il ragazzo non ha nascosto agli altri compagni di avventura di non avere molto apprezzato l'atteggiamento della fidanzata. Che sia stata la goccia che ha portato la coppia alla decisione di uscire separati dal programma? E, ancora presto per dirlo, ma nel frattempo non mancano le indiscrezioni sul loro conto. Nelle ultime ore, proprio una fonte delle colleghe Isa e Kia, Ite ritenuta molto affidabile, avrebbe rivelato qualcosa in più sul conto di Federica e Alonso di Temptation Island. Nelle ultime ore, però, una fonte che noi di Isa e Kia riteniamo molto affidabile, ci ha confidato che attraverso amici comuni ha avuto modo di vedere in prima persona la chat di WhatsApp con Alonso e che quest'ultimo ha ancora come immagine una foto in cui lui e Federica si baciano. Pertanto, Alonso e Federica potrebbero aver deciso di uscire dal programma insieme, sebbene non si abbiano conferme in tal senso, dal momento che il ragazzo potrebbe semplicemente essersi dimenticato di modificare l'immagine, oppure stia aspettando la fine del programma prima di fare qualsiasi mossa che possa rivelare l'epilogo della loro storia.